Io in questo libro sostengo che non dobbiamo avere paura dei poteri forti, e per poteri forti che cosa intendiamo? Grandi partiti nella politica, grandi gruppi industriali o finanziari nell'economia. Quindi abbiamo bisogno di strutture di un certo tipo, con una certa ampiezza, con una certa dimensione, perché quando si hanno poteri forti di questo tipo, che naturalmente agiscono all'interno delle regole di un sistema democratico, beh, insomma, gli interessi dell'Italia vengono difesi meglio. Continuano gli appuntamenti di Pieve Incontra, la rassegna che sta animando dal punto di vista culturale l'estate 2017 del territorio pievigino. Ospite di Adriana Rasera, mercoledì 30 agosto al Teatro Careni, una figura di punta del giornalismo italiano, Ferruccio De Bortoli. Parlando di poteri forti, non può anche non venire in mente l'euro. Un bene o un male quello che sta accadendo? L'euro è una moneta e per la sua definizione è un mezzo di scambio, insomma, che è una riserva di valore e nello stesso tempo rappresenta il legame che tiene insieme tutti i 19 aderenti all'Eurozona. Quindi una moneta può essere forte o debole, insomma. In questo caso io penso che stia sostanzialmente nella media della sua esistenza. Vi ricorderete che all'inizio l'euro era quotato al di sotto della parità con il dollaro ed è arrivato anche a sfiorare l'1,40. Allora è chiaro che un euro forte penalizza le nostre esportazioni, ma nello stesso tempo paghiamo meno le importazioni. Come sempre in economia ci sono vantaggi e svantaggi, l'economia è un fenomeno circolare. Insomma, importante che non si parli più, o perlomeno credo che non si parli più, di uscita dell'Italia dall'euro e di rottura dell'euro. Allora questo forse è un passo avanti. L'ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore ha ripercorso, durante la serata, 40 anni di storia dell'Italia visti dal punto di vista del giornalista e offerto spunti di riflessione sull'attuale situazione economica e finanziaria, tratti dal suo ultimo libro Poteri forti o quasi, un caso ormai divenuto editoriale. Che cosa consiglierebbe ai tanti giovani che vorrebbero intraprendere questo mestiere? Provarci sempre, collaborare, fare di tutto, essere importuni, nel senso che bisogna chiedere, farsi valere, studiare, viaggiare. Con la rete c'è la possibilità di essere anche in parte editori di se stessi e quindi questa deve essere vissuta, questa libertà, non come una condanna al precariato, ma come un periodo di formazione. E io sono assolutamente convinto che se c'è passione, se c'è qualità, i risultati prima o poi arrivano.